Sono nella redazione di Blog Sicilia, www.blogsicilia.it. Vi ricordo sempre le tante notizie, i tanti aggiornamenti che la nostra redazione vi fornisce con le firme di Maglio Viola, Ignazio Marchese, Veronica Femmini, uno dei tanti giornalisti che firmano e raccontano la nostra Sicilia. Oggi, anzi stasera, sono le 19.30 circa, stiamo per uscire. Vi racconteremo una Palermo diversa, la Palermo che ad un certo orario inizia a fare volontariato. Ci sono una serie di persone che finiscono le loro ore lavorative e ne iniziano altre, come dicevo sempre prima, in assoluta forma di volontariato. Cosa fanno? Si occupano degli ultimi, di quelli che hanno deciso un po' per necessità, un po' perché è un loro stile di vita, vivere all'agghiaccio, dormire sotto i portici e soprattutto in un inverno così rigido che nessuno di noi si aspettava, diventa tutto molto più complicato. Vi racconterò questa Palermo qui, di questi volontari, di questi ragazzi, di queste signore che realizzano dei sacchetti dove dentro mettono un pasto caldo, una frutta, un succo di frutta e li portano in giro per dare assistenza, per dare conforto, per dare una parola e soprattutto per sincerarsi che le loro condizioni di salute siano le migliori possibili. È un racconto che vi farò alla solita maniera, alla minutella, come dico io, filmato e montato dal nostro Antonio Turco. Siamo pronti per raccontarvelo. Venite con noi, vi racconteremo questa Palermo degli ultimi, questa Palermo dei volontari che dà sostegno ad ognuno di loro. Venite con noi. Come vedete le condizioni meteo sono abbastanza avverse e piove a dirotto ormai da giorni, la Sicilia si è sempre più tropicalizzata, alterniamo da giornate con clima mite a giornate dove inizia a piovere e non smette più. Questa sera certamente sarà forse un po' più complicato occuparsi degli ultimi, ma noi ve lo raccontiamo lo stesso. Il palazzo si chiamava Palazzo? Allora, noi dobbiamo andare in zona ospedale dei bambini, giusto? Quindi sono le 8 meno 20, adesso è le 8 meno 10. Allora, le 8 e 10 ha detto. Stiamo facendo strada per raggiungere uno dei volontari che ci racconterà come ci si prepara per poter andare in giro, per poter appunto dare un ristoro a queste persone che vivono per strada, che non hanno un posto fisso, una dimora dove poter dormire. Come vi abbiamo già fatto vedere, oggi le condizioni meteo sono decisamente avverse. Il racconto che facciamo è per documentarvi che tante persone lasciano spazio e tempo ai loro familiari, ai loro cari, che dedicano agli ultimi della nostra città di Palermo. E il nostro è anche un, come dire, un modo per raccontarvi che a Natale, visto che si dice che si diventa tutti più buoni, magari possiamo anche in qualche maniera conoscere meglio storie che possono toccarci il cuore e perché no, magari sensibilizzarci a dare una mano e un ulteriore sostegno a questi volontari. Ci siamo all'ospedale dei bambini, l'appuntamento fissato praticamente è pronto per iniziare. Andiamo in macchina da Lina che ci sta aspettando. Ciao! Quindi loro si occupano di questo con il Covid. Loro avevano l'interno dove prima preparavano le colazioni, con il Covid-19 non hanno potuto. Quindi hanno l'interno lì dove preparano la colazione, qui all'esterno gliela offrono. E poi loro avranno qui, perché io ancora non ho. Siamo a Palazzo, non so bene dove. E siamo nel pieno centro storico e qui c'è la fondazione Astalli, giusto? Sì, qui abbiamo il centro Astalli. Ah, il centro Astalli? Sì. E qui praticamente è dove si prepara tutto, quindi i sacchetti, allora, sì, e sì, tutto sì, il resto. Qui noi, allora, qui ci hanno aperto la loro casa per dare a noi la possibilità di fare la preparazione a monte, nel senso che noi adesso prepareremo i sacchetti che porteremo in unità di strada. Okay. Tutto questo perché noi ancora, come io sono l'altro, non abbiamo una sede operativa. Okay. Quindi ci stanno facendo ci hanno dato questa grande opportunità di poter usufruire di uno spazio al riparo dove poter noi preparare. Ok, andiamo a vedere come funziona. Okay.
posto. Allora, tutto parte da qua. Sì. Ci si ritrova. Ci si ritrova qui e si prepara quello che è. Di frutta, delle merendine, una bottiglia d'acqua. Questo è il pacco che me l'ho donato, ho messo altro. Signora che gentilmente ogni settimana prepara 30 primi, tra l'altro lei non è di Palermo, è di Carini, quindi abbiamo uno dei capigruppo di Carini, ritira prima di venire qui il pasto e ce lo porta ed è caldissimo perché è fatto da pochissimo. Questa sera abbiamo rigatoni al ragù, noi teniamo a... quando utilizziamo la carne a non utilizzare il maiale, così evitiamo che si creino anche problemi con i fratelli musulmani. Adesso questo io lo porto ai ragazzi perché lo inseriranno nel sacchetto. Oppure Giuseppe, Danilo, anziché metterlo nel sacchetto, mettilo nel portabagagli e lo consegniamo. D'accordo, grazie Dina. Okay. All'interno di ogni sacchetto noi mettiamo una bottiglia d'acqua da 2 litri, un succo di frutta, una merendina, le posate e il pasto caldo che questa sera, come avete visto, è la pasta, insomma i rigatoni al ragù. Poi abbiamo anche qualche dolcetto in più perché alcuni bar ci donano l'invenduto. Per esempio questa sera ci donano quello che rimane dalla mattina, quindi cornetti, calzoni, arancine. Questa sera 2 bar ci hanno gentilmente donato quello che non hanno venduto. Quindi anche questo lo offriremo in unità di strada. Siamo quasi pronti per partire perché questa sera la serata è un po' particolare perché piove, ma piove già da diversi giorni. Quindi per noi questa sera è una serata un po' più in accelerazione perché abbiamo l'interesse di raggiungerli quanto prima possibile. Sofia. Sofia, da quanto tempo sei questa? In realtà io da poco. Ci sono i vecchi, io sono un po' nuova. È tramite un mio amico che sta pure, eccolo, sì, tramite lui. Cos'è che ti ha spinto a fare questo? Ma in realtà ho visto che il suo impegno in questa cosa mi ha attirato subito, è stato molto stimolante da parte sua e poi mi sono trovata bene anche nel gruppo con tutti gli altri ed è una cosa bella che facciamo, quindi... Sei in questo gruppo di pazzi che fanno questo? Ormai dal 2019 con un'altra associazione e poi da quando è nata io sono l'altro dalla fondazione, quindi da subito. Okay. Questo voi lo fate non tutte le sere? No, il lunedì e il venerdì. Abbiamo queste due squadre e facciamo queste due serate. Per il momento comunità di strada facciamo soltanto questo, poi chissà, vedremo. No, le posate, le posate. Brava Sofia. Okay. Perché se sinistra. O le posate. Molto, vero? Molto. Perché li mettete tutti in una sola macchina? Sì, li mettiamo tutti in una sola macchina e poi in itinere li dividiamo.
Poi aggiungeremo il pasto, perché stasera non lo mettiamo, perché credo che forse è pasta, quindi quando è qualcosa per evitare che scoli nel sacchetto la mettiamo poi quando prendiamo il sacchetto. Voi siete tutti volontari. Sì, assolutamente sì. Prego, sì, siamo tutti volontari, lo facciamo perché abbiamo tanta voglia di aiutare chi è meno fortunato di noi. Per chi ci segue, no? E qualcuno volesse poi in qualche maniera fare anche questo, anche loro questa attività, tu cosa gli proponi di fare? Come attività? No, cioè come potervi raggiungere, potervi dare una mano. Noi abbiamo la nostra pagina Facebook, Instagram, che io sono l'altro, quindi lì c'è poi chi si occupa della comunicazione e troveranno tutti i modi per poterci aiutare in qualunque, come vogliono, con la presenza, cucinando, donando, perché noi viviamo di donazioni. Ognuno di voi ha un passo, ho visto, siete tutti riconoscibili con una buona parte di voi, ecco qua, io sono l'altro. Come vi stiamo raccontando, questi ragazzi il lunedì e il venerdì sera si ritrovano qui in maniera assolutamente volontaria per portare, come vi stavamo raccontando, un po' di ristoro, una carezza, se così si può dire, attraverso una bottiglia d'acqua, una merendina, un succo di frutta, un pasto caldo, la pasta e così via. Io sono l'altro, si chiama così questa associazione di volontariato. Cercatela sui social e, come ci diceva la nostra amica di prima, potete prendere informazioni più dettagliate se vi venisse voglia, magari sotto le festività natalizie, di dare il vostro contributo. Allora ragazzi, pronti? Noi siamo pronti! Siamo pronti. Sì. Allora, eccoli qua, questi sono i ragazzi di Io Sono L'Altro, lei è Sofia. Sì, vieni Sofia, mettiti accanto a me, lei è l'ultima arrivata. Sì. Allora, tutto pronto, abbiamo caricato le macchine, ora che succede? Ora ci dividiamo nelle macchine, quindi organizziamo questo passaggio e poi partiamo. Ma quindi tutti però seguiamo la stessa macchina? Sì, sì, sì. Cioè non c'è uno sparpagliamento? Questa sera sì, siamo tutti insieme, quindi andiamo tutti, facciamo tutti lo stesso percorso, perché siamo di meno. Da dove qual è il primo punto, lo sai già? No, in realtà di questo se ne occupa il capogruppo. Chi è il capogruppo? Lina? Ah, vieni, 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 andiamo a vedere come si organizza. Si tira dentro qualche macchina per adesso, poi vediamo. Sul tetto la prima. Io ho la macchia libera perché lì è un a Gabriella, dai. Noi siamo... andiamo? Allora, noi in questo momento ci sposteremo per andare a Piazza Cairoli. Lì generalmente troviamo due senza dimora, però il tempo è un po' incerto, quindi non ci sono molte coperture, quindi possibilmente vanno a rifugiarsi da qualche altra parte e magari non li troveremo, però dobbiamo tentare. Subito dopo faremo un passaggio veloce alla stazione centrale, perché lì troviamo sempre dei fratelli senza dimora itineranti, quindi che possibilmente saranno lì una notte, due notti e poi andranno via. E poi iniziamo il percorso partendo dalle poste centrali, dove lì incontreremo un altro amico nostro e vediamo se avrà anche il piacere di... Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Parte da qui, da questo palazzo, la lunga serata, vedo i protagonisti, i ragazzi di Io Sono L'Altro. È un'esperienza per me nuova e quindi la vivo con entusiasmo e anche con un po' di imbarazzo, perché mi piacerebbe poter dare una mano d'aiuto in più. Andiamo Antonio, pronti? Andiamo a fare questo giro. Stiamo per lasciare il palazzo dove c'è un cane pazzo, ti è pazzo cane sto pezzo di pane, uno scioglilingue mi è venuto mentre pensavo alla parola palazzo. Siamo in macchina con Lina, Io Sono L'Altro, ve lo stiamo raccontando. Domanda, ho visto che avete caricato tutto in una sola macchina, ma non fate prima a distribuirvi su più macchine e fare e così fate più giri e risparmiate tempo? Allora, questa domanda mi piace, la trovo intelligente pure. Considera che noi usciamo in unità di strada sia il lunedì che il venerdì. Il venerdì è un po' più leggero, facciamo solo un itinere, serviamo circa 30 persone. Il lunedì, come tu dicevi, la squadra si divide in due proprio per raggiungere molti più utenti. Dividendosi in due spalmiamo tutto su più macchine. Il venerdì, come ti ho appena detto, è un attimino più leggera l'unità di strada, nel senso che ora tu ti accorgerai, è un itinerario anche ben fatto, perché ti viene semplicissimo, tutti di passaggio,
e quindi non è necessario dividersi. Tra l'altro raggiungeremo una trentina di senza dimora su quella che è la fetta che noi copriamo, perché su Palermo ogni sera abbiamo diverse associazioni che fanno quello che facciamo noi, anche più associazioni in una sera, e in quell'idea di rete dividiamo Palermo in tante fette. Io per esempio questa sera ho il lato mare, quindi noi ci occuperemo di quello. Croce Rossa, una delle squadre di Croce Rossa, farà un altro lato della città, in modo tale che riusciamo a raggiungere quante più persone possibili. Ogni squadra è formata da due capogruppo che organizzano quella che è la missione e la portano avanti. Quindi questa sera sto facendo strada io, però generalmente il capogruppo che è in fase di organizzazione, se deve anche cambiare un itinerario per una questione legata a un'emergenza, lo fa, insomma organizza tutto lui e noi seguiamo. Qui siamo proprio nel pieno cuore del centro storico. Sì, sì. Ma a me piace anche tanto percorrere queste strade, perché proprio mi riportano al passato. Adesso entreremo in via Roma. Già la via Roma mi fa strano, che è a doppio senso di circolazione. Mi fa un po' strano. Però fare queste strade a me piace tantissimo. Io sento i profumi della mia terra, anche se tutto è cambiato, e siamo in via Roma. Ci sento? Ma questi che incontriamo stasera, questi senza dimora, perché non cercano, ecco, per esempio assistenza alla missione Speranza di Biagio, dove certamente troverebbero un posto dove poter dormire? C'è una loro scelta di vita, forse? Allora, non è una scelta di vita, e dobbiamo un attimino sfatare questa diceria, perché diciamo che incontrare in una città, adesso parliamo di Palermo, il vero clochard è rarissimo, è tutta gente che si è trovata in situazioni di disperazione, dove hanno perso il lavoro, hanno perso la famiglia, hanno perso ogni contatto con quella che è la normalità. Molti di loro purtroppo decidono di loro iniziativa di non farsi assistere attraverso un dormitorio. Per esempio a Palermo abbiamo quattro poli meravigliosi, tra l'altro strutturati in maniera molto bella, sembrano dei piccoli B&B. Non lo fanno perché loro non vivono più di regole, quindi essendo sregolati preferiscono vivere su strada piuttosto che dover rispettare alcune regole che nella normalità ci sono. Anche in una famiglia ci sono delle regole, ma è giusto che sia così. Quindi scelgono di rimanere su strada. Noi proponiamo sempre, sempre, poi tra l'altro c'è un lavoro veramente attento da parte di tutti, da parte del comune, Croce Rossa, noi volontari, però dobbiamo avere pazienza, rispettarli e non possiamo andare oltre nel rispetto della loro libertà. Però gli stiamo accanto, quindi se tu non vuoi risolvere questo oggi è un problema stare su strada, si muore di ipotermia, perché purtroppo molti di loro bevono, quando fa freddo bevono ancora di più per potersi riscaldare, ma non sentono più la temperatura corporea. Quindi i soldi per comprare l'alcol dove li prendono? Ecco, anche qui purtroppo la gente, i palermitani, tutti, io posso testimoniare, di grande cuore, però purtroppo non puoi aiutare dando denaro, non è così che lo aiuti, perché dal momento in cui io prendo 5 euro e li dono, chiaramente già io che vivo questo mondo già da 9 anni so che non faranno una buona fine, ecco. Il motivo per cui noi evitiamo di dare denaro, perché purtroppo bevono, molti di loro bevono. Cerchiamo di capire se effettivamente c'è qualcuno oppure sono soltanto delle coperte, quindi magari la persona che dorme qui in questo momento ha interesse nel mettere al riparo le coperte.
c'è una persona che sta dormendo. Adesso vediamo un attimo, perché purtroppo adesso io mi sto accorgendo che questo piumone è totalmente bagnato, quindi il nostro interesse primario ora è quello di andare a mettere un'altra coperta, giusto per dargli una protezione in più. Magari eviteremo di svegliarlo, io ora provo, verifico se lui è lì e soprattutto se non ci sono problemi. Però adesso noi lo copriremo, lasceremo tutto e andremo via. Posso raccontarvi che fa freddo, che piove di brutto e che il piumone è bagnato frascico, come direbbero a Roma. In questo momento ha messo al riparo le sue coperte. Infatti, se vedete, oltre ai cartoni, sotto questi cartoni c'è plastica, cartone e coperte. Quindi sicuramente in questo momento è andato a ripararsi da qualche altra parte. Oh, chissà. Ma lui qui sicuramente verrà, quindi noi adesso lasceremo il sacchetto con tutto quello che doniamo e lui poi stasera lo troverà. Adesso i ragazzi. Lasciato. Pacco lasciato. Pacco consegnato. Ciao Giovanni. Sì, ciao. Un po' della... Se io non sei un capogruppo, Giovanni. Sono un capogruppo solo. Diciamolo. No, diciamo... Ti imbarazza a dirlo. Ospite, perché lui esce in unità di strada il lunedì. Ok, vabbè, stasera esci con noi. Ero... perché qui, te lo devo dire, i ragazzi hanno sentito Massimo Minutella, diciamo, e non abbiamo formato una squadra, un esercito, complimenti. Grazie, grazie, chiedo venia, ma siete voi che imbarazzate me. Qui arrivano cosa? Vai Danilo, spiega, spiega. Sì, ringraziamo come sempre, da tanti anni ci sostengono il Caffè Liberty. Abbiamo appunto, qui c'è scritto anche dolce, rosticceria e un po' di tutto, e affianchiamo al sacchetto, lo riconservano per la colazione, li mangiamo al momento solitamente. Sonia, ma Sofia, ho sbagliato. I volontari, te compresa, fate tutto con le vostre risorse, cioè la benzina, il carburante, perché girate tanto, queste robe qui ve le rimborsate da voi stessi, no? Cioè le mettete di tasca vostra. Allora, la benzina la mettiamo noi, tutto di tasca nostra, anche l'automobile. Però in questo momento noi, allora, io sto su strada da 9 anni. L'associazione giovane è nata a gennaio, farà un anno, ma noi abbiamo ricevuto donazioni da tutte le parti, quindi per quello che sono tutti i prodotti alimentari, in questo momento sono tutti frutto di donazione, però la benzina sì, la impieghiamo noi, la mettiamo noi, anche se noi abbiamo già un nostro progetto che è quello di riuscire ad avere un pulmino, ma per poterci spostare un po' meglio rispetto a quello che facciamo in questo momento, perché andando in itinere già 4 macchine, diciamo, non è poi così comodo, quindi abbiamo questo obiettivo da raggiungere, siamo arrivati, come tu vedi a destra, già io vedo una coperta. Caldo lo prendi?
la ruba, basta. La pasta te la mangi dopo? Te lo vuoi? Un po' di tè caldo lo prendi? No, solo la pasta vuoi. Riposando lui, anche se qui non è proprio così semplice. Lo vuoi messo dietro? A coprirsi, però sai, qui una copertura bene o male c'è. In questo momento evidentemente lui con questo piumone riesce un attimo a stare bene lì dove senti raffreddo, sa che ha quella coperta e potrà un attimino coprirsi di più. Coperta sempre, infatti come vedi l'ha messa non addosso perché sicuramente non gli serviva per quello, però cerchiamo comunque di... Poi cosa ne fanno? Le buttano via? Le conservano? In realtà poi con questa pioggia no, conservarle no, no, perché poi con questa pioggia... Senti di poterle lavare e conservare, queste una volta bagnate, le sporcate, se le buttano. Quindi... Abbiamo bisogno di coperte, sì, le coperte non le rifiutiamo mai, perché in questo periodo ogni settimana ne diamo tantissime. Quindi le coperte per chi insomma ci sta ascoltando, se possono ci contattano anche tramite, come ho detto prima, la pagina Facebook, Instagram, e le coperte le accettiamo sempre. Ragazzi,
Stazione centrale archiviata, adesso direzione? Poste centrali di via Roma. Lì abbiamo conosciuto un ragazzo, lui si chiama Antonino, lo seguiamo da pochissimo, un mesetto circa, e lui dorme proprio su, proprio sopra alle poste centrali, quindi salendo i gradini. Adesso andiamo, vediamo se lo troviamo innanzitutto, perché non sappiamo non conosciamo la sua storia ancora, quindi non sappiamo bene se è itinerante, se stazionerà lì, tutta una serie di cose. Lui per esempio ci dice di essere su strada da pochissimo tempo, ma noi guardandolo pensiamo magari non essere così, però purtroppo ci siamo resi conto che molti di loro non vogliono andare, e non perché quei posti non siano buoni, perché guarda, ti garantisco che sono organizzati davvero bene, strutturati bene, cioè non sembra un dormitorio, sembrano dei B&B. Il problema è che loro si arriva al punto che hanno paura di lasciare la strada, perché la strada diventa parte integrante della loro vita, e sembrerà folle, ma loro si sentono al sicuro proprio lì, su quella strada. Intanto come stai? Bene. Da quanto tempo vivi qua? È quasi due settimane. Due settimane perché sono stato a Firenze, sono sceso qua a vedere la mia famiglia. La mia famiglia mi ha fatto stare 6 giorni in casa e poi mi ha buttato per strada, perché io ho una bambina da 4 anni. Tu hai una figlia di 4 anni? Sì. E dov'è adesso? A Borgonuovo. Borgonuovo. A Palermo. Sì, sì, no, dico, dov'è? In una casa con qualcuno? Sta proprio con la mia moglie, sì. Tu non puoi stare con tua moglie a casa? Che per dirti la verità, io ho avuto dei problemi. Tipo la mia moglie mi ha beccato con la... Prima mi facevo. Vabbè, non ti preoccupare. E mi ha beccato, ho avuto dei problemi. Poi mi ha buttato per strada. Poi io sono stato 20 anni senza scendere in Sicilia a vedere la mia famiglia. Mi è venuto la testa di scendere a vedere la mia mamma, la mia bambina, cose. Mi ha fatto stare in casa tipo 6 giorni così. Poi la mia mamma di lunedì ha preso, mi ha accompagnato alla stazione, mi ha detto guarda, devi andare via. E me ne sono andato, capito? Mi ha dato dei soldi, però fare questa vita ti pare che mi piace a me. Non mi piace proprio, dico la verità. Non so più cosa dire, ti dico quello. Ma allora, capisco che tu non vuoi fare questa vita, no, io credo che nessuno la voglia fare, no? Ma non c'è una soluzione a tutto questo? Ti sei rivolto a chi di competenza? Esistono dei dormitori? Dico la verità. Però ho capito. Non cioè... voglio andare, lo sai perché? Perché rubano. Non l'ho mai girato i dormitori, ti dico la verità, però... Guarda, io ho parlato con i ragazzi, mi raccontano i dormitori, sono molto sicuri e io ti posso dire, per esempio, puoi andare da Biagio Conte, lì si dorme bene, si sta caldo. Ho conosciuto dei ragazzi che vengono qua e mi hanno detto non andare al dormitorio perché è un casino, che rubano, fanno, dicono. Ma è la peggiore delle ipotesi, cosa ti possono rubare? Mia, io lo so, però non voglio andare io, ti giuro, perché poi... Non è che voglio stare sempre qua a dormire. Io può essere pure per Natale, quando finisce il Natale prendo e me ne vado, capito? Me ne vado tramite Milano, capito? Io giro il mondo, capito? Non sto sempre nello stesso punto, capito? Ma come vivi tu? Cioè durante il giorno cosa fai? Tutto la mattina mi alzo alle 8 per dirti la verità. Ora ho la sorveglianza speciale per dirti la verità. Tengo io. Ho la sorveglianza speciale per dirti la verità. E io vado a firmare tipo domani mattina. Poi mi metto qua alla banca, qua che non mi pare male. Meglio chiedere ma non rubare. E le persone mi aiutano, capito? Chi mi dà 10 euro, chi mi dà 3 euro, chi mi dà 5 euro. Io prendo e mangio, capito come? Dove ti lavi? Vado alla Caritas, sì, dove c'è la Cona. Sì, vado là, giuriami. E tua figlia la vedi? L'ho vista una settimana fa, ora non la vedo più, per dirti la verità. Capito? Vorrei andare a casa a parlare con mia mamma, a dirci guarda perdonami, fammi rientrare in casa.
però io che ho 40 anni, mica la faccio in terra, capito come? Tipo non so coraggioso andare a casa, capito? Io sono sicuro che secondo me se lo fai... Ciao carissimo. Se lo fai magari la mamma rimane contenta. Lo so, però mi pare a me non ci riesco ad andare, capito? Perché so che mi ha dato questa pure la coperta, capito? E quando la mamma ha sentito che io dormo per strada ci è venuto pure lacrimi negli occhi, capito? Quando mi ha accompagnato alla stazione, che mi ha dato dei soldi, ci sono venuti degli lacrimi negli occhi. Mia mamma c'ha 68 anni, capito? Senti freddo stasera o no? No, per dirti la vita no. I ragazzi qua ti aiutano però. Sì, abbastanza. Sì, sì. Ma non so più cosa dire. No, non devi dire nulla. È che io sento il tuo racconto e sono convinto, se ti prendi un consiglio di un cretino, torna da tua madre. Te lo dico. Non c'è... Dai, provaci. Lo so, ieri ho conosciuto un ragazzo pure e me l'ha detto pure, mi ha detto vai a casa. Mi ha detto e parli con la mamma, ci abbracci le gambe. E ci dici perdonami. Dai. Però io che c'ho, ma ti dico la verità, quasi 20 anni che non vivo con loro. E vabbè, poco importa, c'è sempre tempo per ricominciare. Ed è una cosa un po'... mi pare male, ti giuro. Fallo. Che sono pure anziani. Dai. Allora, provvediamo a dare qualcosa ad Antonio. Antonio si chiama? Posso... eccolo là. C'è il tè caldo. Che ci sia la pioggia come stasera, che ci siano temperature proibitive, che ci sia tanto caldo, in qualunque condizione climatica, questi ragazzi tutti i lunedì e tutti i venerdì lasciano i loro affetti, tolgono tempo e spazio alle loro attività per un'attività che l'avete vista, ve l'abbiamo raccontata, è quella di dare una mano, una carezza, un sostegno, una parola di conforto e un po' di ristoro a coloro che della loro vita hanno deciso di fare quello che stanno facendo. Alcuni di questi sfortunati, altri un po' meno, altri dormono per strada, altri decidono di andare nei dormitori. Noi ve l'abbiamo raccontata alla nostra maniera. Eccoli qua, tutti questi ragazzi qua, ognuno di loro, tutti i lunedì e tutti i venerdì danno il loro contributo. Allora cosa potete fare voi che ci avete seguito? Andate sulla pagina Facebook ed Instagram di Io Sono L'Altro. Lì trovate tutte le indicazioni possibili per poterli sostenere, dare una mano d'aiuto, una coperta, un maglione, un tè caldo, qualunque cosa. Come diceva Don Pino Puglisi, se ognuno fa qualcosa. Lina, ci siamo? Ci siamo, grazie. Allora, ma... facciamoci un applauso, fatevi un applauso. Io sono l'altro, eccoli qua. Anzi, io sono l'altro, giusto? Ho detto bene. No. Aspetta, dov'è la nuova arrivata? Dov'era? E lei, vieni. Allora, io voglio chiudere con lei, con Sofia, perché lei è la nuova arrivata. Era imbarazzatissima. A posto. Si va a letto più leggeri la sera quando si fa questo, o no? Sì, è vero. Dai, bravi davvero. Complimenti di cuore, ragazzi. Siete veramente una squadra, come direbbe Checco, siete una squadra fortissimi. Va bene? Grazie a voi, Dio vi benedica. Ciao raga, grazie mille, grazie.